Allora, spero che mi sentiate. Io sono Davide, di noi, ho 25 anni, ho l'onore, da una parte l'onere, di essere il candidato più giovane del Partito Democratico in Consiglio Comunale. E per me è la prima esperienza, e in questo caso sono molto emozionato nel voler partecipare a un percorso come questo, quello della campagna elettorale e delle elezioni amministrative, ma dall'altra parte sento la responsabilità di dover rispondere a una serie di problemi e preoccupazioni anche della mia generazione. Ho tanti amici con cui magari ho anche creato un'associazione civica che si chiama Better Bologna, che si preoccupa di portare alle istituzioni quelle che sono le esigenze, le vertenze dei giovani di questa città. Sento l'esigenza di dover parlare prima di tutto di lavoro e di occupazione. Il comune di Bologna non può creare posti di lavoro, questo è bene dirlo. Io tutte le volte che parlo con i ragazzi, ne abbiamo incontrati con l'associazione circa 250 in questo mese e mezzo di percorso di programma partecipato, sento l'esigenza di dovergli dire che purtroppo il comune di Bologna non può creare posti di lavoro, però dall'altra parte possiamo fare tanto per favorirne invece l'occupazione. Noi ad esempio abbiamo proposto la creazione del più grande punto co-working cittadino, e a Bologna ce ne sono già due, uno di un'associazione e l'altro di un'azienda privata, TIM, che l'ha promosso. Noi abbiamo proposto che sia il comune a creare il più grande co-working italiano, seguendo l'esperienza che è stata fatta a Reggio Emilia col Tecnopolo. Io non so se frequentate Reggio Emilia, ma in quella che era un Tecnopolo in disuso hanno creato uno spazio bellissimo. Insieme al co-working, quindi al credere nelle imprese, nelle start-up, sarebbe molto bello credere anche nelle associazioni. Bologna è la città, come diceva anche giustamente Francesco, con un altissimo numero di associazioni. Noi vorremmo proporre di creare il primo acceleratore italiano di associazionismo. Come funziona? È molto semplice. Ci sono tanti cittadini che oggi vogliono creare un'associazione ma non sanno come si fa, vedono che questo percorso è molto lento, molto faticoso, e se invece il comune di Bologna gli desse gli strumenti adeguati in modo molto veloce per creare le associazioni e per ridurre i tempi, ci sarebbero tanti, secondo me, tanti giovani e tanti cittadini che avrebbero voglia di partecipare. Io credo che chi vuole fare del bene per il prossimo debba essere coinvolto e supportato nel farlo e non ostacolato. Vi ringrazio, spero di essere grazie, in bocca al lupo a Roma. Grazie.